Grazie Presidente. È stato recentemente approvato dal nostro Parlamento il Decreto Sicurezza. Questo decreto porterà la sua applicazione inevitabilmente degli effetti sui territori e nelle fasi che hanno preceduto la sua approvazione è stata aperta un'interlocuzione con l'ANCI che poi però non si è finalizzata. Al di là di tutte le considerazioni sul lato umanitario, che in questo momento voglio risparmiare, noi abbiamo il dovere e l'obbligo di porci determinate domande, di fare determinate richieste, perché noi governiamo questa città e dobbiamo dare delle risposte in termini di governo alla nostra città. E gli effetti di questo decreto legge, che potrebbe avere veramente degli effetti devastanti sul nostro territorio, noi dobbiamo chiedere un'interlocuzione con il governo per chiedere che apra un tavolo istituzionale con i comuni, sia con quelli piccoli che con quelli grandi come la città di Roma, per valutare gli effetti sui territori. E allo stesso tempo, con questa mozione, noi chiediamo che venga rafforzato il circuito dell'accoglienza per tutte le persone fragili di Roma Capitale. Roma non è una città come le altre, è una città complicata, è una città dalle molteplici sfumature. È una città molto problematica. Noi dobbiamo far fronte a una serie di situazioni già complesse, e parlo per esempio dei palazzi occupati, oppure dell'emergenza freddo e dell'enorme quantità di senzatetto che abitualmente risiedono in questa città, risiedono è una parola grande. E noi come città dobbiamo dare delle risposte. Ora, questo decreto-legge va a smantellare il sistema SPRAR e noi eravamo estremamente fieri del nostro sistema SPRAR perché era stato calibrato, valutato, pensato per valutare gli effetti sul territorio, per avere delle concentrazioni minime di migranti nei territori, per distribuirle equamente, per fare dei percorsi di inclusione. Questo decreto va a diminuire questi numeri sulla città di Roma. È stato stimato che con la sua applicazione oltre 1.000 persone dovrebbero uscire dal circuito SPRAR. E allora noi ci domandiamo come poter dare delle risposte sia alla città ma anche agli individui che prima venivano accolti. E noi per dare queste risposte non possiamo fare altro che rafforzare il circuito sociale di Roma Capitale. Penso che quando si valuta un regolamento, una legge, una qualsiasi cosa, noi lo stiamo facendo con i nostri regolamenti di Roma Capitale. Li rivalutiamo a distanza di tempo per vedere se servono dei correttivi. E penso che sia anche giusto che un governo possa e debba interloquire con i comuni che rappresenta e che governa per valutare gli effetti dei propri provvedimenti e per migliorare i provvedimenti che ha preso. Grazie.